Ok, salve a tutti, sono Fox in questo video, no, sono Danny Fox, in questo video vediamo un pochino così in diretta questo Ethan. In diretta inteso che non ci ho mai giocato prima e così mi incuriosiva. Non ho capito, un platform con qualche elemento, ho premuto X, non so cosa devo fare, però vabbè. Con qualche elemento, insomma, il tipico gioco indipendente con qualcosina di innovativo che cerca di puntare tutto sull'innovazione, cioè più che sull'originalità, ecco. Il che, cioè, non fa mica niente di male. Vediamo un po' com'è. Per ora mi sembra un platform molto generico, nulla di che. Anche il protagonista è un po' bruttino, la grafica, vabbè, non è da guardare in un gioco indipendente, però non è uno stile grafico particolarmente intrigante, insomma. Ok, ho sbagliato un salto. Ah, c'è il tempo che passa. Quindi vuol dire che è tipo Sonic che bisogna fare. Cioè bisogna. Si possono fare i vari punteggi. Allora, che devo fare? X, salto, cerchio, ritorno al posto, da quanto ho capito. Quadrato. Ah, ecco, con quadrato faccio sta cosa qua. Sostanzialmente, da quanto ho capito bene, devo spostare un attimo questi affari qua. E fare in modo tipo Worms, no? Tipo Worms in cui devi impilare le cose e queste qui sì. Ok, queste qui praticamente diventano un nostro mezzo per raggiungere quella sporgente, cioè quel pulsante lassù. Se qui possiamo già girarlo così, perché da quanto ho capito poi dobbiamo premere il pulsante anche questo qua, quindi tanto vale fare così. Tanto non è che rischiamo qualcosa. Lo attiviamo con un quadrato, sì. Pensate, qui sopra premere il pulsante. Ora, bisogna fare la stessa cosa con quell'altro là. Ovviamente senza il coso là non possiamo raggiungere, quindi dobbiamo usare di nuovo i poteri. Un attimo che è quadrato, sì. E allora, prima di tutto uno, questo qua lo mettiamo qui. Così, va bene così, dai. Bene. Questo qui lo mettiamo così, va bene così. E questo qui tanto vale metterlo. Vediamo se lo metto così rimane magari impilato. Mannaggia. Oh, che pa. Proviamo così, dai, vediamo se funziona. Questo qua mi ispira poco, un attimo. Mettiamolo così, via. Vediamo se funziona con quadrato, si attiva. E no, non funziona purtroppo. No, aspetta che riesco a mettermi qui sopra. Ecco, in teoria se ho precisione. Ok. Con culo ce l'ho fatta perché avete visto ho rischiato di non farcela. E niente. Questa qui è la prima cosa che vedo innovativa di questo gioco qua, che mi sembra l'unica per ora. Però, cioè, suppongo metta anche qualcosa di nuovo perché c'è tutto ciò che cerca di. Ah, ok, sono morto. Se tutto ciò che cerca di aggiungere a questo mi sembra un pochino povero come concept, insomma. Sperando che nessuno di quelli che l'ha fatto mi venga a uccidere. Mannaggia. Sto semplicemente esprimendo la mia opinione. Però, cioè, non è una recensione, è più un'opinione così fatta al volo perché. Perché appunto questa qui è la prima volta che lo gioco e volevo giusto così. È uno stile di video, si chiama First Play per chi non lo sapesse. Allora, le trappole varie sono carine, sinceramente sono abbastanza belline. Sì, insomma, praticamente l'idea di gioco è fare così, spostare questi affari qua. Ok, magari non in testa a me. Per fare in modo che mi portino da qualche parte. Adesso lo metto qua per forza perché. Ok, ho già sminchiato. Sì, è un gioco carino, nulla di speciale, devo dire la verità. Però sì, cioè. Se la sua idea è di non pretendere troppo, infatti, non è male. Penso che, diciamo che lo scopo principale del gioco sia fare tipo i tempi migliori rispetto agli altri giocatori nel mondo, insomma. Insomma, del PlayStation Network, no? Poi ti viene dato, diciamo,
i vari record, chi ha fatto meglio sto livello, chi no, e uno deve fare in modo di fare il livello più in fretta che può. Insomma, di quei giochi che tu cerchi di fare il livello, ma ci sarà sempre qualche nerd così che l'ha già fatto meglio di te. Detto in breve, quindi sì, cioè è bello, cioè è originale, non è nulla di particolarmente attraente comunque, in fin dei conti, perché sì, mi piacciono i platform e tutto, però io penso che un platform debba comunque mettere più elementi originali, non semplicemente uno. Poi adesso è la mia opinione di adesso, magari poi il gioco più avanti si rende più vario così. Però se l'unica cosa che aggiunge questa mi sembra un pochino povera a livello di concept. Un gioco dovrebbe avere più elementi innovativi, secondo me. Ok, questo qua è carino, ma non è nulla di... Cioè, l'ho visto anche in Lomax per PlayStation 1, questa cosa. Non è nulla di particolarmente... Wow, che novità, insomma. C'è di buono comunque che, essendoci pochi platform, tutti i giochi di questo tipo sono sempre ben accettati, comunque. Cioè, capiamoci, non è che... Ok, quindi ho provato la demo e vi do la mia opinione di ciò che ho visto, anche dal trailer, insomma. Itan è un gioco indipendente, lo sapete già. Che sì, denaro sta per credits, che sta per chi ha fatto sto gioco, insomma, no? La traduzione è fatta un po' in fretta, penso comunque da qualcuno che ne ha dato i testi e poi l'ha messo su, anche perché questo gioco qua non ha bisogno di chissà quale traduzione, vedete? Cioè, sono proprio termini... In ogni caso, è un gioco indipendente che sì, cioè non è male, devo dire, non è male perché comunque è un platform e non ce ne sono più tanti in giro. E dà un concept abbastanza nuovo, innovativo e tutto. Però io penso che, visto che mi sembra che costi sui 10-15 euro, siano un po' tanti per un gioco che in fin dei conti offre soltanto, cioè, un piccolo concept in più così da associare al normale platforming. Poi non è che sto dicendo che tutti i giochi devono avere chissà quale plot o chissà quale art design altissimo, però sì, ha un plot che penso che non ci sia da quanto ho visto, una direzione artistica non particolarmente elevata, quindi sì, secondo me 10-15 euro sono tanti, per dire, con 10-15 euro cioè, ti compri altri giochi indipendenti comunque anche molto carini come Brothers o cioè, Castle Crashers non è proprio indipendente, ma siamo lì. Altri giochi abbastanza cioè, bellini, anche di più di uno, dallo store allo stesso prezzo, quindi sì, secondo me per adesso non è il caso di comprarlo. Poi devo dire comunque che l'idea è buona e simpatica e ho visto dal trailer che oltre alle cose che abbiamo visto in questo gameplay qua, no? Si può utilizzare il potere così anche in altri modi, utilizzando anche tipo far rotolare le palle per far andare in un punto giusto, mettere le cose al posto giusto, eccetera, eccetera. Però sì, è un concept molto povero per quanto mi è bellino, no? È nuovo, però è molto povero, penso che 10-15 euro siano troppi. Io la valutazione che gli darei adesso così su due piedi penso che sia 4-5 euro, non di più, ma neanche di meno, perché non è così povero di contenuti. Quindi sì, diciamo che 5 euro ci può stare come prezzo. Se vi piace il genere, ovviamente, se siete curiosi di provare i giochi indipendenti, che adesso è pieno il mondo, però non è male, insomma. Niente, questa qua è la mia opinione, spero che vi sia piaciuto il video, eccetera, e ci vediamo al prossimo video in generale, anche non per forza di Proviamo, ma anche qualche altra mia serie, insomma. Quindi, ciao!